Mentre attendiamo Paolo Franceschetti, io direi che possiamo andare a collegarci con Giuseppe Ragusa, che adesso dovrebbe essere con noi. Eccolo qua, forse. Giuseppe, ci senti? Eccoci Sì, ti sento. qua. Mi senti? Sì, io ti sento. Voglio dire, sento l'audio doppio. Mi sbaglio l'audio su internet. Mi sbaglio io, sento io male probabilmente. Noi ti sentiamo bene, siamo già collegati con te in radio e grazie intanto di essere qui con noi. Ecco. Allora, intanto mi togli la curiosità, ecco, se si dice Rausa o Rausa, così Come non si fa dice Rausa, Rausa. io, sì, il cognome è di origine siciliana, non è Ragusa, ma deriva un po' sempre da nomi siciliani. Da nomi Questo siciliani. Rausa, Perfetto, Ragusa, dimmi. benissimo, benissimo. Allora, Giuseppe, grazie di essere con noi perché noi ti avevamo così cercato dopo aver letto anche per molto tempo il tuo interessantissimo sito in cui non parli solo di Kubrick, chiaramente, parli anche di altro, però visto per le tematiche che affrontiamo qui in trasmissione, tra poco dovrebbe essere con noi anche Paolo Franceschetti, chiaramente la figura di Kubrick è molto affascinante, no? Per quello che poi ha voluto lasciare, ecco, nelle sue opere. Ecco, se dovessi, ecco, a ritroso, no, appunto, fare un excursus, ecco, dei film di Kubrick, quindi come un percorso in evoluzione anche di rivelazioni, di messaggi, fino ad arrivare appunto ad Eyes Wide Shut, ecco, secondo te qual è il contributo, ecco, più importante che Kubrick ha dato con le sue opere, al di là poi, insomma, delle interpretazioni che danno gli altri, ecco, la tua è chiaramente molto interessante. Ma dunque, Kubrick è certamente uno dei più grandi cineasti, anzi potremmo forse parlare del più grande cineasta della storia del cinema, un autore, come sapete, molto meticoloso, che ci ha lasciato pochi film, ma curati in ogni dettaglio. Già questo fa di lui un'eccezione. Insomma, Kubrick è un autore eccezionale, cioè un'eccezione da molti, moltissimi punti di vista, per questo me ne sono occupato. Io ho scritto questo saggio nel 2001, nell'anno appunto fatidico, e va subito detto che il saggio l'ho scritto, l'ho proposto a varie case editrici, peraltro avevo già pubblicato, non ero nuovo a questa attività, ma nessuna casa ha voluto pubblicare questo saggio per i contenuti appunto un po' speciali che aveva questa mia interpretazione di Kubrick. Peraltro io mi ero messo a scrivere questa cosa proprio perché non trovavo da nessuna parte. Ho letto un po' tutta la letteratura in lingua italiana, non trovavo da nessuna parte spiegato quelle cose che pur mi sembravano così evidenti, così chiare, così appariziane, insomma. E allora mi sono messo a scrivere questo testo e l'ho pubblicato, anzi possiamo ben dire che il sito nasce nel 2001 proprio per pubblicare questo testo che era stato, diciamo così, rifiutato dalle varie case. Poi nel sito ci sono tantissime altre cose perché ormai è 12 anni che ci scrivo. Ecco, i film di Kubrick sono un po' tutti eccezionali e belli, difficile fare una graduatoria, ma il senso, forse diciamo, il carattere più speciale che questo cinema ha è nel suo essere contemporaneamente fuori linea, inattuale, estraneo al pensiero dominante. Il pensiero dominante è il pensiero umanitarista, solidaristico, massonico nei suoi tratti generali, mentre lui ha voluto nel suo cinema raccontare un'altra realtà, una realtà più dura, più basata insomma su quello che secondo lui sono i veri, diciamo, equilibri della realtà. Non so se ho dato Sì, un'introduzione. In fondo tutti i film parlano di questo, a partire soprattutto dal 2001, che è il film della svolta, insomma, dove per la prima volta lui delinea questo percorso, questa storia dell'umanità, le scimmie, l'oltreuomo. E poi i cinque film a seguire, che sono appunto, li ricordiamo in fila, ma tanto sono pochi, Arancia Meccanica nel 71, Barry Lyndon nel 75, Shining nell'80, Fullmetal Jacket nell'86 e Eyes Wide Shut nel 99, sono, potremmo dire, cinque varianti sul tema della evoluzione dell'individuo.
evoluzione verso una sorta di oltreuomo, ecco quell'oltreuomo che c'era già in 2001, che però non è un oltreuomo, non è un uomo più buono, potremmo dire, ma al contrario è un uomo più crudele in una certa misura. Non so, ho dato qualche linea, dimmi tu da, con dove assolutamente dove... assolutamente. Nel film, appunto, che poi è quello che è stato purtroppo il suo ultimo film, Eyes Wide Shut, no, è dove tutto questo percorso poi, diciamo, viene fuori in tutta la sua chiarezza, anche se poi non tutte le persone che l'hanno visto poi hanno fatto certi collegamenti, ecco. Secondo te, io leggevo appunto in questo tuo libro che alla fine lì si vede, ecco, non solo, ecco, si intravede, no, quello che accade in certi ambienti di potere, ma anche il rapporto tra questi ambienti di potere, diciamo, e le cosiddette persone normali. Ecco, il tema, appunto, Eyes Wide Shut è la cosa che mi ha fatto più, diciamo, innervosire, perché di fronte a un film, è uscito nel 99, il libro l'ho scritto nel 2001, di fronte a un film così chiaramente enigmatico, complesso, che parlava evidentemente della massoneria e del potere, i media hanno, anche perché Kubrick poi era morto, lo ricordiamo per chi non ricorda i dettagli, ma muore di colpo, un po' misteriosamente si potrebbe anche dire, nel marzo del 99, il film esce nel luglio del 99, quindi già diciamo, anche se sono state assicurazioni sul fatto che il film era già completo, ma noi in fondo abbiamo di fronte un film postumo e non sappiamo in che misura stato in qualche modo anche modificato, cioè dalla Warner. Ciò nonostante, il film è così evidentemente un film sul potere, eppure i media si ostinano a parlare, forse perché così possono venderlo anche meglio, parlano di un film sull'erotismo, sulle avventure extraconiugali, insomma, sono argomenti assolutamente banali, laddove era evidente che il personaggio chiave, Tom Cruise, Bill, è proprio l'uomo comune, l'uomo ordinario, l'uomo mediocre che si trova di fronte, che mentre cerca una banale avventura extraconiugale va a finire, suo malgrado, per un fortuito caso, nel cuore di un potere che non avrebbe mai nemmeno immaginato, cioè la famosa sequenza di 18 minuti dell'orgia nel castello, e di cui peraltro non capisce nulla. Capisce poco o nulla dei personaggi che animano i 5 film post 2001, cioè di 5 personaggi, cioè Alex, il drugo di Arancia, Barry Lyndon, Jack Torrance, il protagonista dell'Overlook Hotel di Shining, Joker, il protagonista di Metal Jacket, ecco, insieme a questi quattro lui è il quinto, ma è di tutti certamente il più medio. Bill si chiama anche con un nome stupido che richiama il conto al ristorante. Bill è anche il termine per dire conto, ed è quello che non capisce che si è trovato di fronte a questi potenti, a una cerchia massonica estremamente particolare, ed anzi poi se ne rende conto dopo, quando viene minacciato di morte in un certo senso nel bellissimo finale, quando ha un dialogo con Sidney Poitier. È curioso tra l'altro che proprio in questi giorni è uscita una notizia, non so se l'avete sentita, che per cui Sidney Pollack è stato anche tra le altre cose un agente del Mossad. È curioso questo fatto, perché nella scelta che ha fatto Kubrick di dare a Pollack, questo famoso regista dei Tre Giorni del Condor e tanti altri film, di far interpretare a lui, a volto scoperto, diciamo così, il volto dei potenti, ci ha preso, oppure lui lo sapeva, chi lo sa, insomma, ha preso un volto di un personaggio che poi era realmente un po' ambiguo, se vogliamo. Allora, in quella famosa scena, no, che dura appunto 18, quelle famose scene che durano 18 minuti, no, tu le dividi in tre da 6, sì. No? E che sì, fa... sono... certo. Ma insomma, lì andando un po' oltre, chissà se ho azzeccato, insomma, mi sembra di vedere in questa grande sequenza intanto un omaggio a Lester Crowley, che è questo massimo esoterista del Novecento, teorico di una serie di, come dire, di attività magiche molto 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 illegali, in cui si parla anche di sacrifici umani e cose orribili, e il testo chiave Magic, per chi si intende l'argomento, con Magic KC alla fine,
E c'è, io riporto alcune sezioni di questo Magic, dove si parla tra le altre cose appunto dei sacrifici umani, e faccio vedere come ci sia quasi una perfetta correlazione tra questa sequenza che termina con un presunto sacrificio umano, quello di Mandy, e il testo di Crowley. E poi noto anche che la divisione in tre parti, di 6 minuti ciascuna, fa così, fa emergere il numero 666, che era tra l'altro, potrà essere ovviamente il numero di Satana, della bestia, eccetera, anche il soprannome di Aleister Crowley, che ha una storia molto particolare, che si intreccia anche con la politica del Novecento, ed era considerato insomma una sorta di esoterista molto vicino a politici potenti. Insomma, sembra quasi che Kubrick abbia voluto insomma evidenziare che guidare le sorti, e lui ha sempre in mente gli Stati Uniti d'America, guidare le sorti del mondo tramite la superpotenza che sono gli USA, c'è una cerchia massonica, una cerchia segreta fatta di uomini che apparentemente sembrano comuni ma che non sono tali. Ziegler è appunto il simbolo di questa cerchia, e che si muove secondo leggi che vanno al di là del bene e del male, che sono al di là della morale comune, e che danno loro poteri speciali. Certo, poi il film si ferma di fronte a queste cose, ma già avere detto queste cose, averle mostrate, avere in qualche modo infranto forse quello che poteva essere un segreto, può essere stato un qualcosa che non è piaciuto a molti, ecco. Nel film addirittura c'è come commento in alcuni frammenti, Kubrick usava sempre in maniera magistrale musica preesistente, tendenzialmente, pensiamo a Beethoven nel 2001 in Arancia Meccanica, o lo Zarathustra in 2001. In questo caso tra gli altri brani che sceglie c'è il Requiem di Mozart, e sentire risuonare il Requiem di Mozart in modo un po' minaccioso per il protagonista, e pensare che Mozart, che anche lui era un affiliato massonico, è morto in modo misterioso, probabilmente ucciso mentre scriveva quel Requiem, ma insomma attiva in qualche modo una serie di possibili parallelismi interessanti nel contesto del film. Sono però dettagli che vanno un po' scoperti, un po' per iniziati, in un certo senso, perché il film se lo studia quasi, ecco. Ma le opere d'arte vanno anche studiate. Ah, sì, si sì, sa un po' di contrappasso questa analogia. A proposito di musiche, no? C'è poi quella proprio in alcune di quelle scene più inquietanti, no? C'è il famoso sottofondo, che poi spesso usiamo anche noi per le cose più inquietanti, Masked Ball, no? Di Jocelyn Pook, sul quale ho letto varie teorie anche su internet, no? che sia un canto, diciamo, sacro, prodotto al contrario. Oh. Ecco, tu che cosa ne sai di questo? Ecco, io so che Kubrick ha cercato a lungo dicevo che a partire dal 2001 Kubrick ha quasi sempre usato musiche preesistenti. Non so se non tutti hanno notato che per 2001 era stata preparata addirittura un'intera colonna sonora da parte di Alex North, un compositore di musiche, ma Kubrick la rifiutò all'ultimo, e che tra l'altro è stata poi edita in CD, e fece quello che fece, cioè utilizzò il valzer del Danubio Blu, eccetera eccetera. Anche in questo caso lui cercò a lungo una musica nel 6-700, lui era molto legato al 700, perché il 700 è il secolo della nascita della massoneria nel 1917, è il secolo della rivoluzione americana, della rivoluzione francese, insomma è il secolo in cui tutta la storia che noi stiamo vivendo oggi inizia, ecco, per quello che ho scritto, non so, al finale di 2001 è in una camera del 700, Barry Lyndon termina su questa, sulla Lady Lyndon che scrive 1789, eccetera. Dunque cercò a lungo questa musica del 700, non la trovò, e allora si rivolse a Jocelyn Pook, che è una nota compositrice inglese, che mise appunto questa bellissima musica che si dice sia un canto sacro letto al contrario. È probabile che lo sia, difficile andare a verificarlo. In ogni caso è tutto un po' un andare al contrario, perché noi siamo nei giorni di Natale, ma in questo castello il Natale si festeggia con un'orgia, quindi tutte le persone, questa cerchia di iniziati mascherati con
del Settecento, sono in qualche modo una sorta di nomenclatura anticristiana, poiché la massoneria nasce in fondo come grande antitesi, una grande nemica del cristianesimo, avendo come diciamo oggetto di adorazione, diciamo così, semplicemente l'uomo, senza voler dire, come potrebbero dire certi ambienti molto cristiani, molto legati, che sono l'Opus Dei, addirittura Satana. C'è tutta questa polemica se in cima alla massoneria ci sia l'adorazione di Satana, ma come dice poi Magic, in Magic Crowley, Satana in fondo è semplicemente l'io, cioè l'idea che gli uomini adorino se stessi nient'altro che se stessi. Ecco, già questo è un elemento molto pagano. E in fondo questa nomenclatura che si rinchiude in questo castello nei giorni di Natale e fa questa specie di cerimonia nera, questa specie di eucaristia erotica, perché le ragazze vengono in qualche modo, le ragazze nude in cerchio, come tutti ricorderanno, vengono benedette dall'officiante e poi vanno a congiungersi in modo molto libero a tutti i massoni che sono lì, o comunque i potenti che sono lì. Ecco, tutto questo è una specie di Natale al contrario. Ho detto che nel film ci sono moltissimi alberi di Natale, la casa di Bill ne è disseminata, proprio perché Bill è un uomo mediocre e per Kubrick la mediocrità è un tutt'uno col cristianesimo. Allora andiamo a salutare anche Paolo Franceschetti, che dovrebbe essere con noi. Buonanotte Paolo. Ciao Fabio e ciao a tutti. Ciao. Bene, allora siamo con Giuseppe Causa, che ci sta chiaramente parlando di Kubrick e di Eyes Wide Shut. Paolo, tu altre volte, no, ci avevi parlato di Kubrick. Secondo te qual è stato il suo più grande merito, ovviamente per quanto riguarda il portare alla luce certe realtà? Ma io non conosco benissimo tutta la filmografia di Kubrick. Conosco 2001 Odissea nello spazio, Arancia meccanica, che ho visto più di una volta, e poi non ho mai visto l'ultimo, quello che poi gli è costato la vita, insomma, Eyes Wide Shut. Credo che i suoi meriti siano diversi, cioè lui ha, in ogni film ha disseminato la sceneggiatura, la trama, eccetera, di riferimenti, talvolta in forma simbolica, talvolta in forma reale, al sistema proprio massonico in cui viviamo. Arancia meccanica è una denuncia del sistema massonico in cui viviamo, che è di una portata eccezionale, insomma, ma per l'epoca non si capiva. L'ho capito infatti quel film dopo anni, cioè di recente, insomma. E quindi il suo grande merito è quello, credo. Ecco Giuseppe, su Arancia meccanica cosa ci puoi dire? Sì, è esattamente così. Diciamo che tutto il cinema di Kubrick, anche dal punto di vista biografico, forse è bene ricordare anche che la biografia di Kubrick in questo senso è molto significativa. Penso che tutti ricordino i dettagli. Lui nel 61 gira un film, che è Lolita, che è un film devastante per l'epoca, e l'America, che è abbastanza puritana sulla questione dell'erotismo, in qualche modo lo aggredisce, non hanno neanche tutti i torti. Il film è difficile da guardare anche oggi in certi aspetti, anzi oggi forse più di allora, perché c'è una sensibilità particolare sul tema della pedofilia. E a quel punto lui abbandona gli Stati Uniti in maniera definitiva e si stabilisce a Londra, dove lavora per il resto della sua vita. Ma anche a Londra lui vive assolutamente appartato, nascosto, non ha nessun rapporto con la solita, cioè, rispetto a un cineasta tradizionale, quello che insomma, quelli che vanno ai festival, portano i film, fanno le interviste. Lui invece viveva nascosto. C'è il famoso racconto di Gianluigi Rondi, che appunto chiese a Kubrick la copia di Arancia meccanica per poterla avere per Venezia. Ovviamente lo invitò, ma lui certamente non si sarebbe mai mosso da Londra, e lui racconta che dovette andare lui personalmente a casa di Kubrick, venne ricevuto, no, con mille cautele, ed ebbe dalle mani di Kubrick la copia del film da portare a Venezia per la mostra, che allora poi era una mostra, per modo di dire, perché erano gli anni in cui non c'era il Leone d'Oro, eccetera. Però questo per dire che Kubrick viveva appartato, e quindi possiamo immaginare che lui in qualche modo facesse parte, questa è la mia idea, di alcune cerchie di potere molto, molto importanti, e che si divertisse in qualche modo, avesse un'idea molto precisa della realtà,
che riusciva a trasmettere nei film in maniera differente da quello che facevano tutti gli altri, cioè la sua realtà, come detto tante volte, è animata da un istinto di sopraffazione, dalla scimmia assassina del 2001 in poi al drugo Alex, ed è quindi il suo un cinema che non ha carattere, come dire, solidaristico, ottimistico, esattamente il contrario di tutto il cinema hollywoodiano. Ecco, lui si è staccato da Hollywood, ha creato un suo piccolo impero a Londra, dove in grande solitudine ha potuto girare questi suoi film. Il Vietnam di Fullmetal Jacket l'ha girato fuori Londra, e poi però ha potuto esattamente dire quello, esattamente quello che era il padrone assoluto dei suoi film, che questo li produceva lui, li finiva lui, cioè una condizione invidiabile che quasi nessun autore ha potuto avere. E quindi anche su Arancia Meccanica, per tornare ad Arancia Meccanica, è evidente che il film parla, per esempio, della massoneria sotto vari aspetti, forse in maniera un po' meno diretta che altre, ecco, ma anche lì ci sono molte simbologie in questa direzione. Non so se è il caso di addentrarsi, vorrei che poi gli ascoltatori... No, se vuoi fare qualche esempio, fallo pure. Per esempio, non so, innanzitutto la musica di Beethoven. La musica di Beethoven era molto vicina alla massoneria, e tutta la sua musica era un inno a Napoleone, adesso semplifico, poi ovviamente non era, però insomma, semplifico. E quindi lui era vicino alle logge. Basti pensare che la nona sinfonia di Beethoven fu quella che oggi è l'inno dell'Europa, basato sull'Andy Freud di Schiller. È stata commissionata dalla Royal Society di Londra, che era assolutamente una società massonica. Quindi la nona sinfonia e l'inno alla gioia, che oggi non a caso è l'inno dell'Europa, era un inno massonico. E quindi il fatto che Kubrick lo utilizzi dentro al film, questo già dà subito un'idea del fatto. Ma poi lo utilizza in maniera rovesciata, cioè l'inno alla gioia dovrebbe parlare appunto di fratellanza e via dicendo, ma la musica di Beethoven in realtà è così violenta che lui abbongiò, e perché Beethoven era un tipo abbastanza, come dire, sanguigno, e in fondo la conquista europea di Napoleone, con la quale egli cercava di esportare gli ideali massonici, però facendo centinaia di migliaia di morti, era musica abbastanza aggressiva e violenta, come in generale la musica poi del grande sinfonismo tedesco, e quindi lui abbongiò ad associarla alla peggiore criminalità di Alex, e quindi fa un cortocircuito in un certo senso, e svela il fatto che dietro a queste ambizioni massoniche di fratellanza, di uguaglianza, insomma i tre pilastri della nazione francese, fratellanza, uguaglianza, eccetera, c'è in realtà un istinto di dominio. Quando Alex viene imprigionato per la cura Ludovico, cioè viene preso, imprigionato, e si fa questa cura per lavargli il cervello e per togliere in lui a livello scientifico gli istinti omicidi, la musica di Beethoven è la colonna sonora di questa cura, e quindi insomma funziona un po' al contrario. Quindi anche in questo aspetto, per esempio, c'è un gioco di critica, cioè è come se lui fosse dentro i giochi, Kubrick li conoscesse e in qualche modo si divertisse o sentisse il bisogno di denunciarli, ma a un livello un po' enigmatico, ecco. Infatti in genere non vengono poi spiegati così i suoi film, vengono trattati per dei dettagli, non visti nel loro significato complessivo. Ci sono piccoli dettagli, per esempio la casa di Alexander, lo scrittore, ha per terra un pavimento a bianco e nero a piastrelle, che è un classico pavimento, per esempio, logge massoniche, e questo è un altro piccolo dettaglio simbolico, ma sempre un pochino per iniziati, per far capire che quell'intellettuale di sinistra, che era quello che insomma più di altri voleva la società degli uguali, era un massone, e poi lui stesso diventa un personaggio estremamente violento, perché cerca di ammazzare Alex, e quindi rinnega lui stesso i suoi presunti ideali, e ancora una volta è una figura doppia, cioè falsa, ipocrita. Ecco, insomma, Kubrick sembra aver voluto spiegare il mondo come realmente è, secondo lui, in tutti questi film rivoluzionari, ma la critica quotidianista dei periodi, eccetera, essendo in larga parte improntata al filantropismo massonico, non ha voluto, non ha potuto decodificare completamente i film di Kubrick. Questo avrebbe voluto dire una cosa, cioè che il più grande autore di cinema era in fondo un autore un po' di destra, insomma, che vedeva il mondo con una lotta di sopraffazione,
e questo metteva in imbarazzo, e allora metteva in imbarazzo anche il mio testo, come ho detto all'inizio, che nessuno sarebbe voluto spigliare, e quindi allora ci si trova di fronte sempre a delle letture, secondo me, inconcludenti o insoddisfacenti. Ecco, tu hai visto anche in Shining dei riferimenti magari un po' timidi, anche considerato ovviamente l'anno, no? Però anche lì c'è qualcosa. Eh beh, Shining è fantastico. Shining inizia questa trilogia americana, perché teniamo conto che con Arancia e Barry Lyndon lui si è occupato di Europa, cioè Arancia Meccanica è ambientata a Londra e Barry Lyndon è ambientato nel Settecento europeo. Invece i tre film successivi sono una vera e propria trilogia, cioè Shining, una trilogia americana, cioè Shining, Full Metal sul Vietnam e Eyes Wide Shut. Così come una trilogia americana era in fondo quella degli anni 60, Lolita, Il Dottor Stranamore 2001. In questo primo capitolo, dove Overlook Hotel, eccetera, lui mette in scena una grande allegoria di nuovo del potere americano. L'Overlook non è nient'altro che una simbologia degli Stati Uniti, per tante ragioni, innanzitutto perché è un hotel che è stato costruito su un cimitero indiano. Quindi lui ricorda a tutti che l'intera cultura americana, la civiltà americana è nata sul genocidio degli indiani, per cui la grande democrazia repubblicana, massonica, eccetera, che si fa vanto di questo pacifismo o di questo filantropismo universale, è nata su uno dei più terribili genocidi della storia dell'umanità. E quindi l'Overlook Hotel lo ricorda, e l'Overlook Hotel è animato, abitato da alcuni spettri che sono gli stessi in fondo della scena dell'orgia di Eyes, solo che qui sono dei fantasmi, là sono delle persone in carne ed ossa, che rappresentano simbolicamente questi personaggi un po' eterni che si aggirano in questa America e che comandano tutti quelli che in qualche modo vi abitano e li condizionano in maniera un po' subdola attraverso mezzi esoterici. Infatti il personaggio, cioè Jack Nicholson, vuole diventare uno di loro e lo diventerà, ma per farlo deve fare un sacrificio di sangue, deve ammazzare la moglie e il figlio, cioè Wendy, e il figlio, il ragazzino, così come aveva fatto il precedente guardiano, se vuole anche lui diventare un guardiano. I guardiani poi sono due, e anche qui il termine guardiano ricorda le logge massoniche. E quindi tutto il film racconta di questa cosa, cioè di come, di questo lungo duello tra questi spettri che in qualche modo vogliono impossessarsi della mente di Jack, di Nicholson, ci riescono, anche se poi questo a lui non riesce in definitiva di uccidere, come avrebbe voluto, la moglie e il figlio, insomma, la moglie e il figlio, e poi anche il nero che viene ucciso, non ricordo se il nome del personaggio, comunque il cuoco. Questi personaggi rappresentano quelle minoranze, per esempio Shelley Duvall ha un delineamenti vagamente indiani da Squaw, e quindi rappresentano quelle minoranze che simbolicamente gli Stati Uniti, la Repubblica Americana, hanno in qualche modo eliminato per poter creare il proprio potere, insomma. Quindi è anche questo una grande metafora. I colori del bianco, del rosso e del blu sono ovunque in questo film. Se uno guarda le immagini scopre che quasi sempre ci sono questi tre colori prevalenti, perché sono i colori della bandiera americana. Quindi è un film simbolico anche questo. E dicevi prima, no, che anche la morte ovviamente è molto sospetta, anche perché appunto una morte che avviene durante la fase di montaggio, credo, no, di Eyes Wide Shut. Sì, quindi sì, non sappiamo, sì. Non sappiamo, ecco, quanto. Certo, ma io non voglio, io non sono poi così un complottista, non sono, è inutile, diciamo, inventarsi delle cose, non sappiamo nulla, quindi ci sono anche delle persone che muoiono nel sonno. Purtroppo capita, ecco, per cui può essere capitato benissimo a Kubrick di morire per un infarto, perché insomma si è presa la causa e lui stava bene il giorno prima, insomma, è morto nel suo letto. Però certo è strano, cioè è curioso che mentre lui sta girando questo film, che tra l'altro voleva già fare nel 1970, poi aveva lungamente rimandato, chissà perché, insomma è un progetto che si portava dietro da 2001, cioè lui dopo 2001 avrebbe già voluto fare Eyes Wide Shut, che poi in realtà è una novella di Schnitzler che si chiama Doppio Sogno, e che lui ha rinominato Occhi Chiusi Aperti, e che dà il titolo, è un programma, perché allude al fatto che la maggioranza delle persone vive senza capire il sistema politico che sta intorno a lei, ecco, diciamo,
più o meno questo è il senso del titolo e del film. Quindi potrebbe anche, più che altro ci sono anche altre allusioni, come io ho cercato di spiegare, e c'è questa lunga polemica anche sul web sul discorso se lui sia l'autore dei famosi allunaggi. Anche su questo punto, no, su questa polemica sulla Luna, sul fatto se siamo veramente andati o no sulla Luna, che si intreccia con la biografia di Kubrick. Ecco, è curioso che nei libri ufficiali non sia nemmeno mai proprio sfiorato questo argomento. Io non neanche credo quello che in genere viene scritto, che Kubrick abbia diretto gli allunaggi finti, ecco, sarebbe veramente pazzesco. Però ci sono delle stranezze nei suoi film, e delle stranezze anche in questa direzione, stranezze che poi nessuno gli aveva chiesto. Voglio dire, il bambino, il figlio di Jack Nicholson, se ne va in giro per l'Overlook Hotel con questa maglietta con il suo Apollo 11. Ma è curioso questo fatto che lui abbia scelto di mettergli questa maglietta, quasi a volere ricordare qualcosa. È curioso anche il fatto che 2001 abbia questa perfezione, cioè nessun film di fantascienza aveva mai avuto quel livello di perfezione, ma la cosa curiosa è che nessun film lo avrà nei 10 anni successivi. Noi siamo abituati al fatto che quando viene raggiunto un certo traguardo, se riesce a fare un certo film, una certa qualità, poi quello diventa quasi uno standard. Eppure dal 68, per avere un altro film che avesse la stessa qualità nell'ambito della fantascienza, bisogna aspettare Alien del 79. È curioso, ecco, questo aspetto. E si dice, appunto, no, non si dice, questo è certo, che la NASA abbia aiutato Kubrick a Londra a perfezionare questo film. Non si capisce per quale motivo la NASA perdesse tempo ad aiutare Kubrick a fare un film sullo spazio. Sinceramente, avevano ben altri problemi la NASA, immagino, visto che le cose non gli andavano neanche tanto bene e gli erano appena morti 3 astronauti in Apollo 6 o 7, adesso non ricordo, sulla rampa di lancio, ma qualcuno si ricorda questo terribile incidente. Ecco, per cui ci sono delle stranezze. Oggi la NASA però sembra sgombrato ogni dubbio, perché ha finalmente, io l'avevo scritto 10 anni fa, insomma, la NASA vuole sgombrare il campo. Beh, faccia delle foto dei LEM rimasti sulla Luna e con i satelliti per loro e cosa da poco, e finalmente avremo chiuso questo argomento. E in effetti da pochi mesi queste foto sono state fatte, postate e messe online. Ovviamente chi non ci crede dice che queste sono false. Insomma, intorno a Kubrick ci sono tanti, come vedete, tanti misteri. Poi magari non tutto questo è una bolla di sapone, ecco. Però tra i film stravaganti che faceva, particolari, completamente inattuali e fuori linea, la collaborazione con la NASA che continuò anche per Barry Lyndon in altre situazioni, la vita riservata che faceva, che non vedeva mai nessuno, quasi che avesse paura. Insomma, tutto questo fa di Kubrick un unicum, assolutamente un unicum nella storia del cinema. Quindi, come dicevamo prima, quindi non si sa di Eyes Wide Shut, no? Se poi siano state tagliate delle scene o... Loro, la Warner e anche la moglie Christiane, assicurano che il film era assolutamente completato. Era marzo e il film aveva già avuto era già uscito qualche trailer, qualche piccola anticipazione, tutta giocata sul sesso, però. Già le prime anticipazioni che erano uscite subito dopo la morte di Kubrick sviavano l'attenzione sulla questione di Nicole Kidman e tutti i problemi della crisi coniugale che in qualche modo c'è nel film, non che questo argomento non ci sia, ma è assolutamente collaterale e secondaria. Però si voleva assolutamente veicolare l'attenzione su questo argomento, e tanto è vero che l'orgia sembra quasi sia solo un'orgia, cioè se si va a rivedere le critiche del 99, l'orgia viene vista non per quello che è, cioè una riunione di potenti che mettono in atto un rituale un po' misterioso, ma viene trattata proprio come un'orgia, come se fosse un privé, ma non è un privé di lusso, ma non è questo. Ovviamente chiunque abbia, qualunque persona sensata vede che il film va a parare altrove, però di questo non i giornali, un po' perché i giornalisti forse non sono tendenzialmente ferrati su questi argomenti, un po' perché era come andare a toccare argomenti molto pericolosi in fondo, quindi perché farlo? Quindi, insomma,
fatico a ricordare qualcuno che abbia approfondito questo argomento. Poi magari, poi magari in questi ultimi 10 anni qualcuno l'ha fatto, io non mi sono accorto. Può darsi, anche se non voglio prendermi tutti i miei figli. Secondo te, ecco, gli attori, almeno quelli principali, no? Appunto la Kidman, Tom Cruise, eccetera, erano consapevoli, ecco, di quello che quelle scene raccontavano? Ma io ricordo anche lì le lunghe interviste rilasciate, assolutamente aria fritta, come bello lavorare con un grande maestro, come bello qua, come bello là, come approfondisce questa crisi di coppia. Cioè, loro, peraltro, ha anche detto che in particolare la Kidman è completamente tagliata fuori, nel senso che lei non partecipa a nessuna di queste sequenze esoteriche, come ricorderete. Nel film è solo Bill che accede al mondo dei potenti. Quindi la Kidman in realtà poi ha visto più finito, ma probabilmente lei non aveva neanche possibilità di ragionare su questo. Invece Tom Cruise, sì, a parte che a sua volta Tom Cruise, come sappiamo, è un esponente di una setta importante, Scientology, di cui per la verità non so molto, però anche lui non è del tutto estraneo a questi mondi paralleli, quindi se anche aveva capito, e sicuramente aveva capito perché non è uno stupido, non ha rilasciato nessuna dichiarazione nella direzione di un esame appunto del potere. Per esempio, voglio aggiungere un dettaglio che mi sembra molto importante. Alcuni film di Kubrick, tra cui Eyes Wide Shut, finiscono in una biblioteca. Se ricorderete il lungo dialogo finale, che è assolutamente strepitoso, tra Ziegler e Bill, cioè tra Sidney Pollack, il potente, che ormai è disvela la propria seconda identità, e Bill, avviene in una bellissima, bellissima biblioteca, dove ci sono tutti questi libri che circondano questo personaggio, Ziegler, che però è anche molto volgare, non sembra proprio questa persona così colta. E se si ricorda, andando indietro, per esempio Orizzonte di Gloria, si scopre che anche lì c'è un lungo dialogo finale che avviene in un castello del Settecento in una biblioteca. Cosa voglio dire? Voglio dire che in fondo i potenti vogliono anche ricordare che la cultura è qualcosa che hanno prodotto in una certa misura loro, hanno condizionato loro, e con essa hanno forgiato un pensiero dominante che non corrisponde alla verità, insomma, ma corrisponde a quello che loro vogliono in qualche modo propagare, vogliono in qualche modo formare delle menti più che informare. Questo lo vediamo tutti i giorni con la verità, con la carta stampata, ma non arriviamo a pensarlo a livello più alto, cioè la funzione saggistica, la funzione storica. Eppure anche in quel campo Cinecubri vuole dirci che la cultura è una finzione, cioè una finzione massonica che vuole portare avanti questi ideali, che sono poi gli ideali della rivoluzione francese, per far sì che una minoranza di potenti, un'aristocrazia nuova, come la chiamano alcuni, aristocrazia venale, non oggi diciamo che sono i potentati delle banche, della finanza, insomma, in fondo nella cronaca di tutti i giorni sempre di questo si parla, e questa è la nuova aristocrazia venale che si è sostituita all'aristocrazia latifondista, terriera e nobiliare, che è stata scalzata nel 1789. È questo che racconta Kubrick, racconta questo mondo per lo più americano, potente, nuovo, basato sul potere del denaro, adesso che Bill vuol dire anche conto, e in Eyes Wide Shut si parla sempre di soldi, se ci si fa caso, si parla sempre di denaro in un certo modo, e vuole dirci che c'è questa nuova aristocrazia e che anche la cultura è uno strumento di dominio con cui appunto questi potentati in qualche modo governano il pensiero degli ordinary people, della gente come Bill. Intanto c'è un ascoltatore, ritornando al canto che dicevamo prima, Mesul Bol ci dice: era un canto liturgico rumeno scritto al contrario, e la traduzione italiana sarebbe questa: disse il Signore ai suoi apprendisti: vi do un comando, pregate il Signore per la misericordia, la vita, la pace, la salute, la salvezza, la ricerca, la dipartita e il perdono dei peccati dei figli di Dio. Quelli che pregano avranno pietà e si prenderanno cura di questo sacro luogo. Disse il Signore ai suoi apprendisti. Questa sarebbe la traduzione. Sì, io avevo letto che era un canto ortodosso, della Chiesa ortodossa, che era un canto della Chiesa ortodossa di questo tenore. Sì, perché tra l'altro la parola apprendisti, se è proprio questa la traduzione corretta, richiama ancora il discorso della massoneria. Però è evidente che se poi viene usato al contrario, c'è tutta quella teoria per cui il mettere al contrario fa parte, insomma, di quella forma di spregio nei confronti della grande tradizione cristiana. Questo
non è solo una questione di Kubrick, questo ha a che fare con tutta, per esempio, la dibattito sulla musica rock, sul satanismo della musica rock, eccetera. È un fatto molto esteso questo discorso. In generale, al di là di queste cose più, diciamo, di effetto, noi possiamo dire che, insomma, la lotta in questi ultimi secoli, ma lo è ancora adesso in Italia, a mio parere, è una lotta tra laici e cattolici, finanza laica, finanza cattolica, si dice adesso, che poi il laico è una specie di sinonimo di massonico, ovviamente. Quindi questo scontro è in corso da due secoli, dai tempi della Rivoluzione francese, ha avuto momenti molto molto aspri. Potrei citare a casaccio la rivoluzione comunista del 17, il fatto che poi i comunisti abbiano preso tutto l'est europeo e abbiano più o meno massacrato o tolto la possibilità di utilizzare la religione in quei settori, la guerra di Spagna, dove sono tutte altre cose simili, eccetera. Quindi momenti di feroce contrasto tra queste due culture e momenti invece di appianamento. Per esempio, tutto il Concilio Vaticano II, dal 72 al 65, è chiaramente un momento di avvicinamento tra la cultura cattolica e la cultura massonica, appunto, che ci furono anche alcuni sacerdoti che scrissero dei libri di taglio positivo nei confronti della massoneria, cercando questo avvicinamento. Non a caso possiamo, poi questo è abbastanza evidente guardando quello che i media considerano il Papa Giovanni XXIII il Papa buono, perché ha fatto il concilio, eccetera eccetera, mentre Pio XII, che invece era assolutamente nemico della massoneria, è un Papa arcigno, è un Papa cattivo, eccetera. Quindi siccome poi i media sono largamente controllati dalla massoneria laica, e quindi è facile poi tirare le somme, ecco. Quindi questo scontro tra queste due culture è quello che viene raccontato, che è nascosto agli occhi dei più, è nascosto nel cinema, perché il cinema non si occupa quasi mai di massoneria. Cioè, i film che mettono in scena massoneria saranno, io ne ricorderò 10, a parte Kubrick, nella produzione vastissima che esiste, perché è un argomento proibito. E quindi Kubrick ha il grande merito di avere, seppur in forma enigmatica, cercato di raccontare questo scontro in tante sue, diciamo, implicazioni, ecco. Paolo, un film del 99, no? Eravamo già in un'altra epoca. È curioso che comunque è curioso, e non solo questo, no? Abbiamo parlato anche a volte di altri, come di Rino Gaetano, eccetera, no? Chi ha provato comunque in momenti diversi a dire, a spiegare un po' il cosiddetto sistema, no? Poi trova anche morti, appunto, strane o improvvise. Sì, è un fenomeno di cui comunque abbiamo parlato tanto, insomma, quindi da questo punto di vista, insomma, c'è poco da dire. C'è da dire che stiamo andando però verso un mondo, una società in cui sempre di più si potranno dire queste cose. La cosa triste è che molte persone come Kubrick hanno pagato per questo, nel senso che, cioè, hanno dovuto, anche Rino Gaetano ha dovuto sacrificare la propria vita per un qualcosa che serviva agli altri. Questa è una cosa che dispiace, insomma. Volevo chiedere l'ultima cosa a Giuseppe, chiaramente non a livello di Kubrick, ovviamente, no? Ma tu che conosci molto bene il cinema, c'è qualche regista interessante magari da seguire? Ma dunque, vabbè, di registi interessanti ce ne sono tanti, perché poi alla fine il cinema è anche, come si dice, un'arte, e non è detto che quello di Kubrick è un cinema, in un certo senso, in una certa misura estremo, nel senso che è capace di avere questa lucidità, questo coraggio, questa cultura complessiva. Ma i film possono essere belli anche se raccontano cose più piccole, questo detto in generale. Nel panorama attuale io non vedo nessun autore che anche solo lontanamente possa stare di fianco a Kubrick, ma questo è un discorso in fondo più vasto, nel senso che gli anni 70-70 e ancora un pochino i primi anni 80 hanno conosciuto la possibilità, hanno dato al cinema la possibilità di creare, come dire, personalità che avevano un mondo forte, avevano dei contenuti speciali da raccontare.
Poi dagli anni Ottanta le televisioni in Italia, Berlusconi, manco per un processo mondiale, hanno in qualche modo addomesticato il cinema, nel senso che il cinema diventa domestico. Non so se il concetto è chiaro, cioè i film vengono girati già pensando alla fruizione domestica. E quindi, per dire una cosa semplice, negli anni Ottanta non sarebbe mai stato fatto il dominio nello spazio, perché il dominio nello spazio è pensato per un grande schermo, una grande sala. Voi lo vedete in televisione, è noioso perché la televisione non può restituire quelle immagini, quei clienti, eccetera. Quindi quel cinema speciale che c'è stato negli anni 50, 60 e 70, tutti i grandi autori in fondo hanno agito allora, Fellini, Antonioni, Pasolini, a parte le stazioni di classe politica, ma insomma, è andato scomparendo, anche perché è cambiato proprio il nostro modo di rapportarci col sistema audio, audiovisivo. Perché adesso poi andiamo a parlare di persone che guardano i film sul tablet, e li guardano a pezzetti, poi li interrompono, li guardano quando... cioè, voi capite che è un'esperienza del tutto diversa, e quindi è difficile che un cinema altamente spettacolare riesca ad avere capitali, insomma, no? Perché non serve, serve un cinema molto parlato, molto teatrale, che tenga continuamente destra l'attenzione in una piccola stanza e cauto di casa, molto spesso. E quindi questo ha creato un po' una... non che non ci siano più autori, perché ci sono degli autori sempre, ma se voi fate caso, non ci sono più i grandi autori. Cioè, noi non stiamo aspettando il film di nessun grande autore, mentre una volta Eyes Wide Shut l'abbiamo aspettato per anni. Io sono andato il primo giorno a vederlo, proprio il primo giorno che l'ho messo nelle sale, sono corso, ma era annunciato da 4-5 anni. Cioè, c'era l'attesa per l'opera dei grandi autori, ma non era solo Kubrick, era Altman, era lo stesso Pollard, se si vuole, Peckinpah, eccetera. Adesso non è che attendiamo niente, sinceramente, no? Non so se rendo l'idea. E quindi non c'è più una, diciamo, il cinema è diventato un po' più intrattenimento, magari di qualità, di buon livello, eccetera, molto professionale, però non c'è più questa, non ci sono più questi geni, secondo me, questi grandi artisti. Allora, guarda, è arrivata una domanda in extremis di Gianfranco da Vimercate, che ti chiede il rapporto tra Eyes Wide Shut e Salò di Pasolini. Beh, sono proprio due film estremi entrambi. Non, così per così, adesso io non è che, diciamo, sono due film postumi, sicuramente, nel senso che Pasolini è morto e il film è uscito pochi giorni dopo la sua morte, però in quel caso era indubbiamente il film era già finito, perché veramente è uscito pochi giorni dopo la morte di Pasolini, Salò. Ma non vedo, sono due poetiche così diverse che faccio fatica a trovare dei punti di contatto. Salò è un film estremo, difficile da guardare ancora oggi, perché esprime tutto il disgusto di Pasolini per una svolta che era in atto di tipo consumista. Posso solo dire, cambiando completamente argomento, posso solo dire questo, che allora, diciamo, c'era in fondo tutta una problema, tutto un settore culturale e politico che faceva della battaglia anticonsumista la propria bandiera. Pasolini addirittura era il più, forse il più estremista in questo settore. Oggi anche, diciamo, le forze di sinistra, il loro problema è farci consumare, no? Come tutti seguiamo il dibattito politico, il loro problema è farci consumare di più. Quindi, diciamo che il mondo è radicalmente cambiato, e Pasolini, cosa potrebbe dire il mondo di oggi, ma le battaglie di allora, le battaglie del Decameron, delle Fiori di una notte, del Salò, le battaglie contro la società che provocava questa irritazione in Pasolini, oggi sono quasi incomprensibili, io penso, ai giovani di oggi, o del tutto incomprensibili. Vanno proprio calate nel mondo degli anni 70 e spiegate. Questo non toglie che il film abbia una sua forza. I film hanno anche poi una loro forza che permane nel tempo al di là del contesto storico, ovviamente. Però è molto difficile. Mentre Eyes Wide Shut, secondo me, manterrà. Eyes Wide Shut, Full Metal Jacket, questi film Kubrick affrontano degli argomenti così, così grandiosi, così universali, cioè lo scontro tra massoneria e cattolicesimo, tra nuovo mondo e vecchio mondo, eccetera, che manterranno per lunghissimo tempo, secondo me, un valore intrinseco, e saranno, per chi vuole, un riferimento importante per lungo tempo. Mentre Salò, insomma, parlarne oggi è difficile. Non so se ho risposto.
Assolutamente, penso di sì. Io ringrazio molto Giuseppe Ragusa, ricordiamo il tuo sito www.giuseppe.it. Grazie davvero, sei stato molto importante per farci addentrare nel mondo di Kubrick. Grazie Giuseppe. Grazie a voi, a risentirci. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, 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 ciao.